Tua stasera. E dove vado? Vai a casetta nostra, te spogli e te schiaffi a letto. Io appena ho finito, a qualunque ora, monto su una carrozza, frusta a sangue i cavalli, divoro la strada, ma il cuore va più forte. Per cui spicco il volo come una palomba, te zompo sul letto e ci alziamo tra 3 giorni. Ecco, ma perché non me sto mai zitto? No! Non se può. E perché di grazia? Perché devo ancora finire l'affresco. Domani mi scade il termine di consegna e i preti mi cacciano via. Per cui devo restare qui a lavorare tutta la notte. A pitturare la Maddalena? Sì signora, adesso vattene, va a cantare, va a mangiare regina. Vando te pare, basta che te ne vai. Mario, ma guarda che non te devi far piegare la mano così dalla gelosia. Non è normale. Ah, io... Vai via. La rifai che mi somiglia. Basta così. Mi madre mora ta tisica, tu me farai morire de crepa cos. Vabbè che ce vuoi fa, questo è l'amore. Lo so che posso fa, questo è l'amore. Questo è l'amore. 150 singole, 100 doppie, 50 appartamenti, Darsena, sì, Porticciolo, vela, sì, escursioni, sci d'acqua. È un progetto magnifico, grandioso. Piscine, campi da tennis, campi sportivi, saune, mini zoo, mini safari. E dove la trovo io la cubatura per tutta questa roba? O mi fa diventare intensivo questo o espropriamo quello. Ma avvocato Mazzacolli, e come si faci? Qui da zona agricola, Dio benedetto. E io non sono solo padre eterno. E qui è terreno di Lispina Tommaselli e ce lo tocca. Caro Dicorato, lo tocco io che pago in contanti e comprerò pure gli Spina Tommaselli. Sì, gli Spina Tommaselli sul tuo nosso che vi resta qui nella gola. Spina, si direbbe che tutta la provincia sia roba loro. Tutta no, ma mezza sì. Posso guidare io, avvocato? Va bene. Grazie. Va via, Zuccoli, sei libero! Torna qui, ma che cosa fai? Ivanoe, Zuccoli! È qui l'allomaniaca sessuale. Ma vuoi aprire, sì o no? È cambiato. Apri, hai capito? Zuccoli! Però te ne accorgerai. Apri! E non farti più vedere, hai capito? Ivanoe! Sono io, Luciana! Ah, finalmente! Dopo 15 lunghi anni ho contato i minuti aspettandoti. Ti perdono. Ma chi è quella? L'ultima che ha violentato. In fondo non fu così brutto. Non fu così brutto. Come dissi al processo, rifammelo. Ivano! Vecchio maniaco, vieni. Ivanoe, Zuccoli! Sono stata tua, sarò sempre tua! Luciana Muggioli, Busto Arsizio! Sarò sempre tua, Corso Giacomo Puccini 28 di fronte al Ferramenta! Ma... Oh, bellissimo! Ma chi è questo? Riviolentami, ero troppo giovane per capire! Au, stato bello, eh? Luciana Muggioli!
fagioli! Sosto Giacomo Puccini 28! Senti, è una grossa opportunità. Noni, per l'ultima volta no. Pensaci buono. Potrebbe essere un ritornamento grande per te. Ah, ho riflettuto su un sacco di cose per 15 anni. 3, anche 5 volte al mese. Poi un bel giorno decisi di farla finita con il sesso. E poi si vive in un paese di invidiosi. Quando uno è bravo a fare l'amore, come ero bravo io, te lo sbadacchiano in galera. Ah sì? Sì. Allora devo stare attento. Eh no? E in galera ho trovato la mia libertà. Ma tanto voi non capirete. Nessuno di voi capirebbe mai perché voi non siete veramente uomini liberi, avete capito? Comunque grazie, se mi dite dove poter fare un buon bagno caldo, ve ne sarò grato. E se no, vaffanculo. $137 e $300. Ah, faccio usa, Cicci. Il panettone omaggio. Grazie. Addio, i cari che trovate le fame di altre volte, vado voi. Io sono stato trovato a Napoli, si è trovato certo con un cacca. Ma che cazzo ci ho trovato? Eh? Ma se vado a capo, come parlo da stamattina? Ma ci vogliamo a culo, ma chi si è trovato le fate in culo a te? Ma chi si è trovato a storia, si è trovato a te le fame? Ma sono a stupido, che non si capisce più lui, però. Ma la tinta, vado, una, due. Ah, si va a trovare fame, una volta ci ha tirato così, si la pezza, sì, sì. Era là, la fame, 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 era là, la a tu ci vuoi tra a chi che tu vuoi darsi però tu sono su la tra mamma no i sottra la foto sulla tavola sono certi ci vado perché c'ha tu a me ah. Ma vattin da do vattin la capo ci ha trovato le fame no di se è stato trovato le comune lascia la chiave che sia la vita è tanta amara a tu sua tre camme fatte esame no a tu ci vuoi te comune a tu si comune ah chiami da qui ah. Oh, hai trovato il sangue fatto sopra adesso. Sì, va. Ma tu trovate i segreti, ci vuoi trovare i comici, ci vuoi trovare, ci vuoi trovare. A dove adesso trovate? A comprovate c'è il sapore, vuoi c'è il tavolo, vuoi trovare. I sattravo trovate il sangue, i sattravo trovate il sangue. I comprovate il sangue, trovate il sangue. Perché tra me, perché tra me? Dico lo guarda, ma a volte c'è stata stata di dago, ci lo fa spacchi, c'è stata io tutto sangue, non me. Ci ho comprovato, a fanculo, ma hai scelto la comprovata, si è barato, ma se ci ho ruato, ma che ha avuto la chiara da me. Chi lo quattro di fammi si sa trovare? Perché quattro di fammi non ci si sa. E a chi li ruota di fammi? Chi si sa trovare? A chi lo ruota di fammi? Ma chi lo ruota di fammi? Quando si arriva a fare? A chi lo ruota di fammi? Siete napoletani, eh? Siete di Napoli. Esattamente. Premettete Curtatone. Mondanara. Capochetto. Santo Colombino! Lo Papa!
Benvenuto, lo di Pentecoste. E vieni avanti e facciti vedere. Noi siamo lo Papa! Viva lo vero Papa! Viva lo vero Papa! Viva lo vero Papa! Viva lo vero Papa! E viva lo Papa vero! Viva lo Papa vero! Viva lo Papa vero! Viva lo Papa vero! Io ti scomunico! A chi? Atene! Te che sei antipapa! Io antipapa sei! Santo Tommino! A te lo giudico! Mala tempora! Lo soffio dell'Averno ave fugato dallo mondo i mordio et fratellanzia. L'omeo giudicio! E qual mai potria essere lo mio giudicio che da quasuso omeni terragni, tutti ugualmente brutti, io vi contemplo, 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 pace! Dio sagrato. E però, poche storie, unum solum papam esse, decida quindi... Non lo meo, ma giudicio ben più alto. Judicium Dei. Gregorius, chi è lo campion tuo? Ego! Branca! Leon di Norcia, fia lo campion dello buon pastore. E tu, laggiù, buon normanno, io te dico... Falso zio, falso re, et puranco falso campion di falso papa. Campione? Se hai cuore disnuda la tua disonorata spada. Cambio. Che io ti sfragnerò lo cuore anco tu l'abbia di pietra, così come diverranno tutti coloro che ti prestano fede. Campione? Sì? Non sarà giudicio d'armi. Ah, no? No. Sei tu puro? Ma non saprei. Lo che c'entra? Non sarà giudicio d'armi. Ah, ecco. Sarà giudicio di Dio. Gregorius, accipis. Accipio. S'apparecchino braci ardenti. E zilo campione, scalzato, sovresse camminerà lento pede senza patirne lo brucio. Gregorius sarà lo vero papa. Ma zilo campione, per contra patirà lo brucio. Clemente sarà lo vero papa. Et Gregorius sarà isso. Antipapa. Amen. Amen. Ci mettiamo qua? Venga la fame esagerata. Finalmente si mangia. Si mangia bene qua. Lo dico, stai dicendo se si mangia bene qua? Ma questo è il tempio della buona cucina. Ma proprio mettere il servizio, che eleganza, che classe. Vedrai. Sì. Ti hanno vinto 3 forchette d'oro, 5 padelle di platino e all'ingresso ci sono 19 diploma, ragazzi. Ma faranno anche la spizzata calabrese, tipo l'anduia, la soppressata. Non ho capito che ha detto, ma preferisco più leggero. Buongiorno, signore. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora che cosa ci fa mangiare di buono? Ci spari i primi piatti, va. Eh? Cosa vedi di primo? Ah, di primo ci abbiamo spaghetti aglio olio, spaghetti aglio uncole. Spaghetti cacio e pepe, bucatina amatriciana, carbonara, minestrone, minestrina. C'è pure la ribollita. Il secondo? Il secondo abbiamo lompate, fiorentina, spezzatino, polpettone, i funchi. Poi ci abbiamo il pesce, rompo arrosto con patate, branzino, spiedini e misto di cozze. Sono di dessert. Il dolce, che se ci avete di dolce? Vabbè, la crostata, ci abbiamo la torta della nonna, il creme caramello e pure il tiramisù. Per caso avete le piattole? Non lo so, vado in cucina, non lo so, chiedo. Mm-hmm.
Tro ladro che non sei altro. Sembra solo una vecchia lampada senza nessun valore. Ehi, qui c'è scritto qualcosa, ma non si legge bene. Era ora! Dopo 10.000 anni lì dentro, uno si ritrova col collo tutto incriccato. Voilà, per frena. Che favola essere di nuovo fuori, ragazzi! Hello, allegria, allegria, signore e signori, e benvenuti al nostro show. Salve, tu da dove chiami? Come ti chiami? Aladdin. Aladdin, Aladdin, nome di battesimo o nome d'arte? Ti possiamo chiamare Al o magari solo Din? Che ne dici di Lady? Hai presente? Torna a casa, Lady! Ho sbattuto la testa più forte di quanto pensassi. Disturbo se fumo? Scusa, Cita, non ti avrò bruciato la peluria, spero. Ciao, scendiletta, è qualche millennio che non ci si vede, eh? Qua la nappa, sì, e vai così alla grande. Tu sei molto più piccolo del mio ultimo padrone o sono io che sono più grosso? Guardami un po' di profilo, mi trovi cresciuto? Ferma, aspetta un momento, io... sarei il tuo padrone. Esatto, è Ganzo il giovanotto. Che cosa vuoi chiedermi? Io sono il più sterminator. Più salvavuoto spinto. Quello più imitato. Ma mai eguagliato. Eguagliato. Il peso massimo della lampada. Tutto per voi in diretta via satellite per esaudire i vostri desideri del sabato sera. Grazie. Come? Grazie. Un momento. Grazie. Ma quali desideri? Tre desideri, solo tre e basta. E se vuoi usarne uno per chiederne altri, la risposta è misma. Tre. Tre. Una, due, tre. Una volta usciti dal negozio, la merce non si cambia. Io sto proprio sognando. Padrone, secondo me non hai ancora realizzato di che si tratta. Perché non provi un po' a concentrarti mentre io passo ad illustrarti le mie possibilità? Nemmeno coi 40, coi ladrone, Alibaba è ricco quanto te. Il cielo ti aiuta, tu sai perché? La mia magia è un certo non so che. Adesso la tua forza è mitica e quando vuoi la puoi adoperare. Saranno finiti tutti i tuoi guai se questa lampada vorrai sfregare. E io dirò: bonjour, monsieur, che cosa scrive sul carnet? Chiedi pure tutto ciò che vuoi a un amico amico come me. La vita è un ristorante, è come un grand buffet, perché tutto ciò che chiedi avrai grazie a un amico come me. Oh, son felice di servirti, sei il boss, il re lo sa, e dolci d'ogni tipo assaggerai, gradisci ancora un po' di baklava. Si vive in serie, dimentica la B, comanderai la servitù per dormire fino a mezzodì. Roma! No, no! Na, 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 un amico come... La mia leggiadria è la fantasia, è stregoneria, questa è magia! Sta a guardare! Son qui per te! Ma se dico abracadabra, via di qua, loro spariranno tutte e tre! Gli occhi che ti schizzano via per le sorprese che io vi farò. Sono una pulizia di garanzia e i problemi tuoi mi accollerò. Non vedo l'ora di aiutarti, sai, tu chiedi tutto quello che si può. La lista lunga quanto la vorrai, i desideri tuoi esaudirò. Oh, mister Aladdin, questo mondo è qui per te. Che solo io sono un grande amico tuo, sono il vero amico tuo, non c'è altro amico come me. Un amico grande come me. Vieni qui. Vai tu. E tu chi sei? Io sono Pinocchio.
e i figli. Senza figli, tu vieni con me, via! E cominci lo spettacolo, avanti! Colombina! Colombina! Avanti! Avanti! E cominci lo spettacolo! Vieni con me, via! Vieni! Qua si spegne tutto. Il fuoco va ravvivato, gendarmi! Portatemi quel burattino, quello nuovo, farà una bella fiammata. No, vi prego, lasciatemi! Non voglio morire, salvatemi! Vi prego, non voglio morire! Accei! Ma sta annudito un mostrigno, continua così, toccagli il cuore e vedrai che la tua vita sarà salva. Continua! Io non voglio morire, non voglio lasciare da solo il mio povero babbo! Il mio babbo non ha nessun'altra volta, lui il viene moltone è mezzo crudo! Lui fa tutto per me! Ho fame! Vi prego, no! E fuoco, metto, via, via! Il mio babbo è solo me! Non mi lasciate morire così, per favore! Lasciatelo. Certo, il tuo povero babbo non avrebbe piacere se ti buttassi tra i carboni ardenti, vero? Povero vecchio, io... Acei! Se non posso buttare te, però bisognerà compatire pure me, io ho fame. Non mi piace il montone mezzo crudo. Se non butto te, devo buttare qualcun altro. Portatemi Arlecchino, avanti, avanti! Portatelo sul fuoco, avanti! Signor Mangiafuoco, com'è Arlecchino? Arlecchino, sì, avanti! No! No, perché Arlecchino? Non voglio morire! Guarda. No, no, sono bruciato! Arlecchino, no! O te o lui, via, avanti! Avanti. Buongiorno. Buongiorno. Desidera? Posso fare nomi? Certamente. Faccia, faccia. Dottor Miccolis? Miccolis. Faiella, Antonio Faiella. Chiudi la porta. Chiudi. Sacco. Allora? C'ho quella cosa. La busta, la portata. E dove sta? Addosso. Vabbè, no, tirala fuori. No? Oh, ma che stai a fare? Sbrigamosi. Perché prima a telefono mi pareva che c'avesse un accento un poco pugliese. Lei ha perfettamente ragione. C'è cosa vuole a forza di stare in questa città, il mio dialetto è un po' imbastardito, che scivola ogni tanto un poco nel dialetto capitolino, ma insomma di Cerignola, no? Sì, infatti adesso parla proprio bene, proprio lei, spiaccicato. Ma Cerignola è provincia di Bari. Provincia di ma che se ne è fotta? Fotta, voi dite aperto, o aperta a Bari, noi invece diciamo fotte, chiusa. È chiusa, è tutto chiuso a Napoli, a quest'ora poi chiude. Tira fra la busta! Cosa faccio? Per sicurezza l'ho messa in canottiera, troppi scippatori, meglio non rischiare. Qua dentro l'unico che rischia sono soltanto io. Da. Ma è tutta qua bagnata. Giornata troppo umida, non era da canottiera, l'ho messa per sicurezza per tenere bloccata la busta. Ci sono tutti quanti gli euro qua dentro? Se vuole, possiamo controllare insieme. No, mi fido, perché? Sì. Ma siamo sicuri, dottore, che questo denaro sarà sufficiente per mettere a posto la licenza del mio principale, sì?
Adesso è lei che non si fida. No, carina, io ho soltanto riferito quello che mi è stato detto di dirle. Non mi sarei mai permesso. Piuttosto mi dimenticavo. Non è che potrei avere una ricevuta, una bollettina per dimostrare al mio principale che gli ho consegnato il denaro? La ricevuta? La ricevuta da una tangente? Ma te sei bevuto il cervello. Sei diventato tutto quanto scemo. Che hai fatto? Sei dimenticato te tutti i pugliesi? Ci sto dicendo. C'è Rignone pulissimo. Caccia sta busta. Caccia sta busta. Ecco. Ma sono quasi 5 minuti che il pollo è dentro. Ma cosa stanno combinando? Non è male questo caffè, eh? Oh, sta Dottor Miccolis! Dottor Miccolis, sono l'usciere. Volevo avvisarla che sta arrivando il sottosegretario. Oddio, ce l'ho scoperto, dottore. Come si fa adesso? Dammi la busta, presto, se ne andiamo in galera tutto quanto. Dottore, per favore, mani pulite, no? La busta, presto! L'ho rimessa in galantiere, mi dovrei risvogliare adesso. E che ci vuole? Eccolo qua. Presto, vi farò sapere qualche cosa. La borsa, che qua è piena di truffatori. Grazie. Mi raccomando, eh? Ciao, ciao. Vieni, vieni, Gabriella, accomodati. Adesso il tuo Nicola chiama l'ufficio di collocamento. Adesso vedrai che in 5 minuti con una telefonata risolviamo tutto il tuo problema. Sì. Hai capito, bella? Adesso vedi. Oh, e lei chi è? E chi sono? Oh, Mulezza Maniglie. Chi? Scherzavo. Io sono... Antonio Faiello, chi li dà la mazzetta? La mazzetta. Sì, sì, sì. Sì, scusa bello, un attimo, vuoi accomodarti fuori? Mi aspetti e risolviamo subito il tuo problema. Adesso ho da fare con questo signore. L'accompagno, l'accompagno. Un momento. Ciao. Non vi ho disturbato, stavo sbrigando una pratica. Stavo praticando una sbrigatina. Che sono queste battute? La mutata. Metti a gridare, la mazzetta. Insomma, tira fuori qua, presso. Sì, la canottiera, i malintenzionati, i Oh, Maronani. Che succede? Annaggia la morte. Hanno fottuto dei sordari in da metropolitana. No, come no, sì. Sei fatto fottere. Voi dite fottere aperto. Noi a Napoli diciamo fottere chiusa a questo momento. Ma chi se ne frega? Che gli dica il mio principale? Sei un G3, sei. Scusate, da. Un cretino, hai capito? Ma bello già c'è uno. E togliti dai piedi. Vai via, cretino. Gabriella? Gabriele, dove sei? Gabriella! Ma che sta dicendo? Alla calla, se ne dà ancora l'ombra! No, Gabriella! Avandrà, ti ha dato del cretino! Dai, il cretino sarei io, dato io vado via la mazzetta. E a lui la giri massa con la mazza a mano! Carosello 22esima. Azione! Patente, per favore. Non ce l'ho, la patente non ce l'ho. È un grosso rischio. Sì, però io ho sempre con me una bottiglia di whisky Vat 69. E fa bene. Anche voi non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è un fischio maschio senza raschio. Stop! Stop! Deve dire un whisky maschio senza rischio. È un whisky maschio senza fischio. No, stop, la rifaccio da capo. È un rischio maschio senza whisky. Stop, stop. Che è? Quante volte le devo dire che la battuta va consumata chiara, precisa, capisce? Sì, 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 cioè, com'era? Allora... Un whisky maschio senza rischio. Senza rischio. Un whisky maschio senza rischio. Possiamo farne un'altra? Ma la dobbiamo fare, che l'abbiamo fatta fino adesso? Perfetta, Iannacci. La patente, per favore. No, la patente non ce l'ho. Ah, è un grosso rischio. Sì, però io ho sempre con me una bottiglia di whisky Vat 69. E va bene. Anche voi non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è il fischi maschio senza raschio. Stop! È un whisky fischio senza maschio. Stop! È un teschio maschio senza fischio. Stop! Un caschio moschio senza fischio. No! Col fischio. No! Col caschio. Nemmeno! Va bene. Stop! No, io vorrei sapere chi ha scritto ste battute. Come si fa? Ma adesso Mandraghe deve far pure vedere come si rimediano i sordi. E come una guardia finta diventa una guardia vera. E mo che so fatto? Patente e libretto d'assicurazione, concilia? Ma che tengo da conciliare?
Io stavo andando chiano chiano, tranquillo, tranquillo. Ha detto concilia? Ma concilia che? Se stava andando chiano chiano. Lei è in contravvenzione perché venendo dalla quarta zona centro e invertendo la marcia A1 nel settore preferenziale BZA adibito a traffico locale si incanalava nel quinto settore P esclusivo per i giorni dispari e convergeva in una zona mercato tassativamente vietata al traffico soprattutto dopo le severissime disposizioni pedonali e contravveniva più riprese agli articoli 1, 2, 13, 35, 26, 1959, 54 e 11 del codice della strada. Sono 47.500 lire, mi pare. Non mi fa restare, pago subito. We'll be right back.